imprigionati, felicemente imprigionati in questo studio. Allora, c'è un signore che si chiama Renato Garibaldi. Renato Garibaldi, vi faccio sentire una cosa. È un imprenditore, un piccolo imprenditore della zona di un friulano, se non sbaglio, che dice che Salvini alla fine vorrebbe rinchiuderli nei campi di concentramento. Senti, senti. Dico a Salvini che i migranti se li può gestire direttamente, se quei 35 euro gli paiono troppi, lo affaccia lui l'accoglienza, e se vuole proprio risparmiare, visto che siamo in tema, può riaprire i campi di concentramento e lì forse di soldi ne spende molti meno. Con dei campi di concentramento dove a questi sciagurati che scappano dalla miseria gli darà bucce di patate e scarti di formaggio, probabilmente spenderà 10 euro al giorno. Io lo chiamo perché voglio capire questa cosa qua, voglio capire questo signore che cosa ha nella testa. È uno che di quelli che fa accoglienza non solo con i migranti, cioè che guadagna anche con l'accoglienza. Pronto? Pronto? Sì, eccomi. C'è Garibaldi? Eccolo qua. Senta Garibaldi, mi scusi, chiamo da Radio 24. Sì. Volevo chiedere una cosa, non le sembra di aver esagerato con questa storia dei campi di concentramento, che Salvini li mettesse direttamente dentro i campi di concentramento? L'ho ascoltata ieri con grande attenzione in televisione. No, io direi che se c'è qualcuno che ha esagerato qui è il nostro ministro degli interni, che fa la conferenza stampa dalla sede della Lega, se le pare istituzionale questo. Vabbè, ma questo qua va bene, d'accordo. E tuona, contro questi 629 disgraziati. Disgraziati, quasi avessero la colpa della loro miseria, della loro povertà, del loro disastro, insomma. Ma non è che ha attaccato 629 persone, ha semplicemente detto chiudiamo i porti perché qui non arriva più nessuno se non alle nostre condizioni. Cioè non è che ha mandato allo sbaraglio queste 629 persone. Almeno no, questa beh, è la mia... direi che fargli fare 1450 chilometri per andare a Valencia non lo trovo etico, soprattutto lui che si appella, si ha visto la risposta al Cardinal Ravasi, nella continuità del messaggio di Cristo, perché questo ha detto, no? Cioè, quindi, lei lo considera una persona disumana da questo punto di vista? No, disumano no, ma... Fascista, qualcosa, non lo so. Ma neanche, no, a me sti luoghi comuni... Cinico! Un cinico sicuramente. Qual è la cosa sbagliata nel dire porti chiusi? Finalmente, cioè io non riesco a capirlo, poi... Ripeto, è fondante, cioè noi che ci appelliamo alla cultura occidentale, ma sia quella cristiana che quella classica, la parola accoglienza, ospitalità, è un fondamento della nostra civiltà. Ma infatti siamo ospitalissimi noi, siamo ospitalissimi. No, non lo siamo per niente se mandiamo 629 disgraziati a Valencia, perché non li... naturalmente poi quanto ci sia di politico in questo lo dice il fatto che altri 900 poi sono sbarcati a Catania. Ma è solo politico, ma la politica... pura campagna elettorale, campagna elettorale è semplicemente mettere un punto, cioè si deve voltare pagina. Quale punto? Se 629 li ha mandati a Valencia e 900 sì, perché li ha erano nell'ONG. No, ma dai, ma d'accordo, ma ripeto, ma è un pericolo, è un pericolo Salvini per l'Italia, ma secondo Salvini te o no? Salvini che giura su ma ragazzi, quando io ho visto a Milano Salvini giurare sul Vangelo con la campagna elettorale, campagna elettorale. Rosario sulla destra e critica il cardinale Ravasi che cita il capito, Vangelo non è di Matteo. Ognuno il Vangelo lo interpreta come vuole, non è che c'è solo il Vangelo. No, mi dispiace, il Vangelo non si interpreta, ma qui siamo al paradossale. Però qualcuno dice che lei è in conflitto di interessi perché lei prende i soldi da questa situazione dei migranti. Io sono pagato per il mio lavoro. Tengo a precisare che io ospito ragazzi italiani e stranieri. La polizia di Tarvisio questa mattina mi ha chiamato che aveva una ragazzina eritrea di 4 anni. Allora Salvini e il mio presidente della regione, Fedriga, la chiamano clandestina. Questo dicono loro. Ma, bene, ma questo è che tecnicamente è così. Che una ragazzina eritrea di 4 anni, abbandonata al confine con Tarvisio, è una clandestina. Ma tecnicamente... Io e lei siamo su due piani di umanità completamente diversi. Ma
lasci perdere, perché mi fa l'esempio della ragazzina di 4 anni? Nessuno vuole considerare clandestina una ragazzina di 4 anni che avrà tutte le cure del caso, verrà accolta. Così la chiamano. Capito? È clandestino chiunque. Scusi, è clandestino chiunque si presenti alla frontiera senza averne titolo. Una ragazzina di 4 anni non è nemmeno nella facoltà di presentarsi alla frontiera. Io le consiglio di ripacciarsi la Treccani per quel che riguarda la parola clandestino. Il Tribunale di Milano ha già sentenziato che non si possono chiamare clandestini. Ma irregolari, clandestini, profughi, quello che è. Ma dipende se sono, profughi politici o no. Quelli abbiamo il dovere di ospitarli. Gli altri, se sono profughi economici, no. De Garibaldi è così. Quindi, ovviamente, uno che sta morendo di fame sulla strada. Ma quello... bene la parabola. Ma perché mi fa questo esempio? Allora, se lei deve arrivare. Però, scusi. Fame, no, quello non lo accoglie. Però, scusi, Garibaldi, scusami. Secondo questo ragionamento, però, si dovrebbero accogliere tutti quelli che arrivano nel nostro paese per fame, ok? Allora devi essere coerente. Dobbiamo affondare, come diceva la Lega agli inizi, no? Schierare l'esercito, la marina nel Mar Mediterraneo. Schierare la marina e affondarli sono due cose diverse. I blocchi navali li ha fatti anche la sinistra. Mia nonna nel 1943, quando abitava nella provincia di Gorizia invasa dai titini, che è stata scacciata per salvare la vita, naturalmente. Lei fa un paragone vergognoso. È un paragone vergognoso. Era una clandestina. È un paragone vergognoso quello con i profughi della Seconda Guerra Mondiale. È un paragone appropriato, perché siamo un popolo senza memoria, perché siamo stati profughi ed emigranti. Sono economici, paragoni assurdi, mi permetta di dire, sono paragoni assurdi. Comunque clandestino è assurdo un corno. Noi siamo andati a cercare fortuna in America, in Belgio, in Sud America. Erano altre epoche. Clandestino. Ma che c'entra? Sono epoche di miseria per l'Italia. Allora accogliamoli tutti. Va bene, questo è il principio. Lei accoglierebbe tutti, lo deve dire chiaro. Io, Garibaldi, li accoglierei tutti. Chiunque viene per motivi di fame, li accolgo. Va bene? È così o no? Le dispiace che il mio punto di vista. No, però deve essere chiaro. Assolutamente non mi dispiace, il suo legittimo. Però uno deve dire: accolgo tutti quelli che vengono qui che hanno fame. Allora, benissimo, tutta l'Africa. Va bene. Ma guardi che se lei dice il contrario, è un disumano. Come è disumano? Ma tutti gli stati fanno così. Ma è disumano, cazzarola. Uno non si può respingere solo perché ha fame. Quanto guadagna da questa cosa degli immigrati? Lo vorrei sapere, guadagna? Ma non è per lavoro. Io accolgo minori italiani e stranieri. Sì, ma lei faccio il mio lavoro. Ma chi ha detto al contrario? 55 euro per questi ragazzi e anche meno. Gli immigrati, quanti soldi le danno gli immigrati? Questo è il punto. La nostra azienda fa un margine del 7% e lo reinveste tutto nel sociale. D'accordo. E dico a tutti: prendetevi la macchina e veniteci a trovare. Ripeto, siamo un esempio di come benissimo. Si può fare accoglienza. Ma nessuno nega, nessuno lo nega. Io sono assolutamente dalla sua parte. Cioè, cominciamo col dire, come dicono in Germania, che spendere dei soldi per l'accoglienza è una cosa buona e giusta, crea lavoro per alcuni italiani, che è giusto che sia così, figure professionali nuove che devono servire per affrontare questo fenomeno globale, e non c'è nulla di male. E non c'è nulla di male. Io non sto attaccando, non lo sto attaccando su questo. Non è che lui non è che 100% con lei. Ma cioè, sì, vabbè, ma lo so che siete sulla stessa. No, ma perché me non lo dico io, lo dice anche la Merkel. Bloccare tutti i clandestini, questo deve essere l'obiettivo. Bloccare i clandestini, e lei non mi ha ancora detto. Tutti. Ma lei da che paese del mondo viene? Dall'Italia. Sono nato a Roma e sono italiano. Ma a che cultura appartiene lei? La cultura di un paese che vuole delle regole. Senza quei soldi lei camperebbe, senza i soldi che vengono dagli immigrati. Ma sta scherzando? Ma io sono è una domanda, non è un'accusa, è una domanda. Senza i soldi che vengono dall'immigrazione lei camperebbe, sì o no? A me non cambierebbe niente. Io ho una grande azienda agricola, avevo un agriturismo con 30 posti letto. Allora? Ho cambiato semplicemente destinazione perché credo nel sociale. Nel suo budget l'immigrazione quanto pesa? L'80%, il 90%, il 50%, eccetera? Questo voglio capire. Il 20%, il 25% dell'azienda. Dunque il 25% di incasso della sua azienda, che poi lei investe, come mi deriva, ha detto, da una cosa sociale che fa, che è l'accoglienza. Lei pensa che tutte le persone che hanno bisogno, che hanno fame, debbano entrare in Italia, il che è una follia.
Chiaro? Santi Dio, lo confermo qua davanti a lei e davanti a tutti. Benissimo. E se c'è qualcuno alla radio che dice che le persone che hanno fame devono essere respinte in Africa e non che devono essere accolte devono dal arrivare, mondo che sta bene, che arrivare. Le ha affamate, perché l'Africa è un paese ricco, siamo noi che l'abbiamo affamato. Ecco, c'è la teoria che per cui noi siamo responsabili della loro povertà. Ma porca miseria, siamo responsabili diretti perché li abbiamo depredati per anni, se lo ricordi. Ma che roba. La festa di qualcuno, diceva mia nonna, è il lavoro degli altri, è tutte... una verità sacrosanta. Lo sa quello che penso io? Che voi, quelli come lei, per carità, non è che tutti la pensano allo stesso modo. Tutti al campo di concentramento. No, che quelli come lei, alla fine in qualche modo si augurano che qualcuno muoia su quella nave là, sull'Aquarius, per attaccare Salvini dicendogli... Ma cosa sta dicendo? Io sono sempre, guardi, lo sa chi l'ha detto, lo sa chi l'ha detto. Però non mi sono verniciato di cristianesimo, come molti altri. La cosa fondamentale è questa: se l'Italia chiude i porti, alla fine le partenze diminuiranno. Evviva, evviva, evviva. Non siamo disumani. No, semplicemente cambieranno traiettoria, entreranno da Tarvisio come facevano prima. Ma centinaia. Quello è un altro discorso. Vabbè. È un sogno pensare che chiudere i porti. Ma chiudiamo no, ma i porti, chiudere i porti, chiudere i porti. Ciao, ciao, ciao.